I rincari delle materie prime incidono anche sul prezzo del pane. Gli aumenti per i consumatori possono arrivare anche fino ad un euro in più al chilo. Ed incidere sul prezzo finale sono diversi i costi sostenuti dai panificatori. Anche per loro il momento è difficilissimo. L'aumento dei fattori produttivi è lineare, quasi tutti i fattori sono incrementati. Un aumento del 150% sulle semole rimacinate di grano duro, fino a un aumento del 50% sulle farine di grano tenero. Non solo la produzione ma anche la distribuzione. Quindi abbiamo gli imballaggi in plastica cresciuti quasi del 100%, l'acciaio e quindi i costi di manutenzione per chi come noi fa produzione è cresciuto del 300%, e il carburante è cresciuto del 30%. Ma come incidono questi aumenti sul carrello della spesa? L'idea è quella di mantenere comunque il listino costante. Non possiamo garantire che ciò avverrà per tutto il 2022 perché l'escalation dell'incremento di costi è veramente importante. Preoccupa poi la produzione abusiva. Talvolta sul mercato si riscontra la presenza di produzione di pane e panificati abusivi e in un contesto del genere dove chi produce in maniera trasparente alla luce del sole e con serietà imprenditoriale è stato costretto ad un incremento del listino, inevitabilmente soffre ancora di più del passato una eventuale concorrenza sleale.